Con le telecamere di Rossini TV oggi abbiamo superato il confine regionale, siamo a Morciano di Romagna, alla birretteria Baracas, per la presentazione di un team motociclistico. MR Racing è il nome del team. Noi perché oggi siamo qua? Perché da oggi inizia un accordo con il team MR Racing, una sorta di sponsorizzazione tecnica, un media partner. Rossini TV è media partner di MR Racing, seguirà tutte le vicende di questo team impegnato nel campionato italiano Moto3 attraverso il suo pilota Matteo Morri, che forse i telespettatori di Rossini TV ricorderanno essere stato qualche mese fa ospite anche di casa Rossini. Nel corso di questo pomeriggio andremo a scoprire la moto con la quale Matteo parteciperà alle 12 gare in programma per il campionato italiano Moto3, andremo a conoscere i protagonisti, il team manager, i responsabili tecnici, insomma andremo a entrare bene nel dettaglio di questo team che seguiremo per tutta la durata del campionato. Con Massimo Morri, manager e proprietario del team, alla vigilia di questa avventura che ti vede fare un passo in avanti, no? Nell'impegno con un team tutto tuo per partecipare a questo campionato italiano velocità Moto3. Sì, dopo varie riflessioni, visto un po' gli escursi dello scorso anno, abbiamo deciso io e il mio socio Emanuele Ricci che era il caso di provare a fare uno step in più in maniera di poter diciamo, impegnare tutte le energie possibili a nostro diciamo, piacimento, nel senso come noi riteniamo corretto. Alle nostre spalle abbiamo la moto rigorosamente coperta, la disveleremo durante questo pomeriggio ideato e creato apposta per presentare il team, una moto che ha caratteristiche particolari alle quali però il pilota Matteo, di cui parliamo già e che poi conosceremo meglio, è già abituato però a questo motore 450. Sì, Matteo è già 2 anni che guida questa moto, fra l'altro l'anno scorso ha fatto già 2 anni di campionato italiano, ha fatto 1 anno di campionato moto estate che fra l'altro ha vinto facendo anche segnare dei record su vari circuiti, quindi diciamo dovrebbe essere avvezzo a questo tipo di motore. Poi le corse sono sempre difficili da interpretare, però diciamo siamo fiduciosi. Possiamo dire che è un po' colpa, tra virgolette, nel senso di merito proprio di Matteo e della sua stagione scorsa, se poi si è deciso di passare e di fare questo passo in avanti? Sì, merito suo, nel senso che lui ci ha messo tanto di suo, è cresciuto tantissimo e purtroppo non gli è stato dato il giusto supporto, mi dispiace dirlo, ma per onore di cronaca bisogna dirlo. Quindi noi cercheremo di dargli il massimo supporto, poi è chiaro, le corse, ripeto, sono corse, però siamo convinti, io e Ricci, che se si parte da una base di qualità di un certo tipo, sicuramente i risultati sono di un certo tipo. Raccontiamo ai telespettatori di Rossini TV anche un po' quelli meno avvezzi di cosa stiamo parlando. Stiamo parlando di un campionato italiano che si disputa su 6 weekend. Ogni weekend, ogni fine settimana sono 2 le gare e non sono 2 manche, sono proprio 2 vere e proprie gare, no? Per cui sono 12 gare, un campionato insomma con un bel numero di competizioni. Sì, è un campionato diciamo come con un certo numero di gare, sono 12, quindi alla fine se uno vuole arrivare in alto deve vincere diverse gare oppure classificarsi diverse volte sul podio, perché sennò diciamo, rimane comunque metà classifica. Quindi è un campionato fra l'altro a livelli molto alti, l'anno scorso si è dimostrato dal fatto che molte volte si è viaggiato, si è corso in diversi circuiti a 4-5 decimi dai tempi del mondiale, quindi parliamo di veramente poco, e si è dimostrato il fatto che sono piloti che sono passati direttamente dal campionato italiano al campionato mondiale, quindi questa è una cosa che fa capire il livello che c'è, addirittura 3 piloti l'anno scorso sono passati direttamente dall'italiano
al mondiale. Questo, diciamo, sottolinea il livello che abbiamo in questo campionato. Con Emanuele Ricci, per gli amici Lele, socio al 50-50 con Massimo Morri nel team MR, non a caso, MR Racing, e voglio qualche dettaglio tecnico da te, perché voglio sapere qualcosa di più su questo campionato, su questa moto, insomma, qualcosa per da raccontare ai nostri telespettatori. Il bello di questa scelta è nato da un'esigenza di arrivare sempre più in alto. Io ho già collaborato con altri team e già nel 2019 abbiamo vinto il campionato italiano, quindi questo già è un buon feedback per noi. Da lì abbiamo scelto delle persone professionali e nello stesso tempo che diano a Matteo e a noi quello che magari per un team giovane può essere già una storicità e una forza e una maturazione per andare avanti e, diciamo così, non aiutare i concorrenti. Quello che ha fatto fare questa scelta è stata che nel percorso di 2 anni addietro con Massimo e con Matteo si è creato un feeling esagerato sia con le famiglie, perché ci vogliono anche le persone corrette, le persone giuste, le famiglie giuste e anche i ragazzi giusti che devono crescere. Abbiamo sempre creduto che per arrivare a certi obiettivi bisogna essere coscienti che si può arrivare a certi obiettivi, perché sennò sarebbe tutto tempo perso. Dentro queste persone qui, come dicevo prima, le risorse umane sono importantissime, perché sono quelle che fanno la differenza, oltre al manager, al direttore sportivo e al pilota, perché sono il 50% di quello che manca, diciamo così tecnicamente parlando, al pilota. E poi dentro questo momento abbiamo preso delle risorse che sono Andrea Pagnini. E Andrea mi ha fatto capire che la famosa frase che quando qualcuno dice ho il mental coach spariscono, o se invece cambi dici ho un training che ci può aiutare, cambiano, allora si sentono meno impegnati. Però il succo è che la professionalità non è una parola, è tutta un'altra esperienza. Ai telespettatori diamo un'indicazione così di qualche numero ai meno avvezzi, a quelli che ne sanno di meno. Allora, questa è una moto, una 450, abbiamo detto prima, ho visto prima il motore è uguale per tutti, no? Per tutti i piloti, ed è un motore Yamaha. E dici qualcosa di più di quelle cose che impressionano, quanto fa? Allora, partendo che io vengo da anni fa che diciamo il campionato italiano era sulla stessa riga del campionato spagnolo e del mondiale, cioè c'erano delle motorizzazioni di una cubatura di 250 cc, e l'abbiamo mantenuto con la federazione italiana fino al campionato scorso. Quest'anno la federazione, cioè dall'anno scorso, aveva già annunciato che si sarebbero cambiate tante cose. In Italia c'è questo momento di, diciamo, non so dire se è una prova o se è veramente una cosa che poi sarà nel futuro, come sono state cambiate altre categorie, dal 125 che poteva essere la vecchia Moto3 e poi si è passato al motore adesso 4 tempi, 250 e via via. Il motore che quest'anno ha equipaggiato i telai liberi, per cui ognuno poteva fare come voleva, poteva costruirselo in casa, come poteva mettere questo blocco del motore della Yamaha 450 su un telaio, una ciclistica, magari già predisposta per il campionato Moto3 mondiale o quello che è. La nostra scelta è stata perché abbiamo pensato che i giapponesi da 20 anni a questa parte non hanno fatto delle cose così a naso, sono molto molto precisi, e lo si vede anche all'oggi nel mondiale, che ancora vincono con lo stesso telaio che noi abbiamo qua. Quindi questo è un telaio Honda del mondiale Moto3, preso, modificato in tutte le sue piccole parti e messo in carrezzata, se si può dire così, con tutte le configurazioni però del mondiale. Quindi noi abbiamo qui un telaio Honda del mondiale, motore Yamaha 450 come la federazione impone, con una ciclistica di Avantreno che sono particolari non da poco, che sono delle forcelle che si usano anche nel mondiale, queste vengono e provengono da lì, quindi con un setting particolarissimo che non tutti hanno, con una sospensione posteriore che si chiama tra virgolette mono, perché è da solo, e anche questo è un mono che non hanno tutti, noi l'abbiamo preso perché abbiamo acquistato questa moto dal mondiale, ed è un mono che fa la differenza.
come fa differenza tutta la moto, tutto il set nella moto. Ed eccolo Matteo, Matteo Morri. I telespettatori di Rossini TV già lo conoscono perché è stato nostro ospite a casa Rossini e abbiamo fatto una bella e lunga chiacchierata dove abbiamo raccontato un po' di cose. Non abbiamo però la pretesa che tutti si ricordino esattamente o siano andati a rivedere la puntata, per cui ti chiediamo qualcosa di nuovo, visto che hanno parlato tanti di te e praticamente mentre io ascoltavo Lele mi sono detto, mamma mia che responsabilità, ti stanno preparando e ti hanno preparato una moto straordinaria, perfetta e tutto, adesso tocca a te. Io non ho mai fermato nella preparazione, non mi sono mai fermato e cercherò di dare tutto quello che ho e sono contento di questa scelta. La moto è qui alle nostre spalle, io ho provato da tutti quelli che ho intervistato prima a farmi dire quanto fa. Io lo so che il contachilometri non ce l'avete e di conseguenza non è come noi piloti normali che quando andiamo in giro guardiamo quanto stiamo facendo, anche perché dobbiamo stare attenti all'autovelox. Però lo saprai, insomma, lo vorremmo dire ai nostri telespettatori che velocità fanno queste moto. Queste moto possono toccare anche 240 km orari. Arrivano anche lì. Abbiamo aspettative all'inizio di questo campionato, lo so che porta un po' sfortuna anche sbilanciarsi, però insomma hai fatto bene nello scorso campionato e tutto ci fa pensare che insomma si parta per far bene. L'aspettativa, cioè allora non si parla di aspettativa, si parla di obiettivi. L'obiettivo mio è ovviamente quello di vincere, vista tutta la preparazione mia che ho fatto, tutta la moto perfetta, e quindi l'obiettivo è arrivare davanti, poi si vedrà le possibilità che abbiamo. Avete notizie degli altri team, degli altri piloti? Sai già che ci sarà qualcuno con cui te la devi battere, con cui te la devi giocare come già nei campionati precedenti, oppure si parte da zero e la persona da battere sei te stesso? No, secondo me ci sono molti piloti e molti già e in un certo senso affermati, perché comunque correvano già nella Moto3 gli anni scorsi, e secondo me ci sarà anche qualche rookie molto forte. Ho visto nei test già che andavano molto forti. E allora, evocato da Emanuele, detto Lele, abbiamo qui Andrea Pagnini con questo suo ruolo all'interno del team, un ruolo delicato da quello che ci pare di capire, perché la butto lì, si parla di prendere la qualità statica che verrà preparata dal team e aiutare Matteo a trasformarla in qualità dinamica e portare la moto nel miglior modo possibile al traguardo. Sì, dunque mi viene in mente che potrei fare un paragone, sostanzialmente è come se fossi un telemetrista di Matteo, ma non per scaricare i dati dalla moto, che quelli c'è già l'esperto, ma per scaricare i dati quelli suoi, quelli che lui sente dentro, che gli passano per la mente. E quindi lui mi dirà quello che sente a livello proprio personale, le sue sensazioni, le elaboriamo, gliele ripropongo, le vediamo insieme per cercare di fargli tirare fuori il meglio di quello che ha in quel contesto, in quelle condizioni che ci sono. Siccome non c'è il gecchino da infilare dietro l'orecchio, uno dei problemi credo sia proprio quello di riuscire a creare un codice comune per capirsi, per interagire, per farsi spiegare bene quali sono i punti chiave e per rilanciare le proposte e suggerimenti. Infatti quando ci siamo conosciuti, più di ormai quasi 2 anni fa, la prima parte proprio dei nostri incontri era basata proprio su quello lì, cioè dovevamo trovare un modo di comunicare con le parole che volessero dire per me e per lui la stessa cosa, perché sennò si andava in confusione. E chiaramente ci è voluto un po' di tempo, però mano a mano questo feeling è aumentato e adesso siamo sempre più in confidenza, ci bastano meno parole per capirci ed è effettivamente la base di tutta la comunicazione, cioè parlare lo stesso linguaggio. Sembra una frase fatta, ma fa la differenza enorme tra riuscire a essere d'aiuto oppure dire frasi così che però non vengono recepite e trasformate in potenziale.
il tuo ruolo di performance trainer è in qualche modo una tua personalizzazione di quello che viene genericamente definito mental coach, è qualcosa che comincia a diffondersi anche nell'ambito del mondo delle moto, oppure è un pionierismo questo a cui tu, Massimo e Lele state insomma avventurandovi? Sì, in questo effettivamente è una modalità un po' pionieristica, perché fino adesso, anche quando si vede i piloti nel moto mondiale che hanno di fianco il coach, è più un tecnico che si occupa di dare dei consigli tecnici nella guida, nella sistemazione della moto, così. Io invece queste cose chiaramente non sono di mia competenza, perché non sono io l'esperto pilota o l'esperto tecnico, e quindi con Matteo lavoriamo proprio solo su un approccio prettamente mentale. Lui si confida e insieme lavoriamo per poter far esprimere il massimo del potenziale che lui ha, che ha già e che deve solo trovare il modo di tirar fuori. Ho conquistato una posizione bellissima, sono entrato direttamente dietro il bancone, è una cosa nuova, nuova per me, è uno dei vantaggi, dei pregi della televisione, e queste due persone che vedete, invece di prendermi come doveva essere logico e buttarmi fuori, invece mi hanno accolto, e sono Davide e Francesco. Davide, allora oggi siamo qua per presentare una moto, è una cosa che fate di solito sempre o è una novità assoluta? No, questa è la nostra prima volta e speriamo di portarvi tanta fortuna. Francesco, col mondo delle moto come ce la caviamo? Non me la cavo tantissimo, dai, sarà un inizio quest'anno per le moto. Davide, parlaci del locale. Il locale nasce nel 2001, siamo sempre stati appassionati di moto, quindi abbiamo avuto anche il nostro motoclub, abbiamo corso con il motaro, abbiamo fatto un sacco di raduni, ormai 22 anni che siamo sulla piazza e accogliamo il primo pilota che speriamo che ne faccia di strada, no? Siamo col secondo pilota, Giampaolo Di Vittori, e facciamoci conoscere un po' dal pubblico di Rossini TV, cosa fai, cosa hai fatto e con che predisposizione d'animo ti prepari a questo campionato. Allora, sicuramente le aspettative per quest'anno sono alte, cioè io sono qui per dimostrare che comunque sia valgo, dato che questa stagione sarà la prima stagione in cui avrò l'occasione di partecipare fin dall'inizio e voglio essere competitivo fin da subito. E le gare che ti hanno portato a essere scelto e le affermazioni che ti hanno portato a essere scelto per il team, quali sono? Il tuo curriculum? Io ho corso ho fatto qualche gara in Moto 3, non sono mai riuscito per cause esterne a finire una stagione. Ho corso nel 2018 con il team di Tonucci e poi ho fatto qualche altra gara, ho fatto il CEV con una KTM un po' vecchiotta, però quest'anno la moto è competitiva, quindi dobbiamo dimostrare che andiamo forte. Siamo con il capo tecnico Davide Goretti, che è stato da poco presentato sul palco al pubblico da un entusiasta Lele Ricci, che ha fatto riferimento a un curriculum di grande rilevanza, tra cui mi hai spiegato Lele preferisce e predilige citare Stoner, che però è stato solo una piccola parte della tua lunga carriera, giusto? Sì, è vero, effettivamente è stato un momento la KTM, ma prima di lui ci sono stati molti altri piloti, tantissimi, Alex De Angelis, Marco Simoncelli, Mirko Giansanti, ma tanti altri, anche Chas Davis, ma non me li voglio ricordare tutti perché sono passati molti anni quando lavoravo al campionato e quindi sono state belle esperienze e una bella storia, ma adesso da un po' di anni io non lavoro più al campionato del mondo e mi sono dedicato a questo campionato italiano e quest'anno ho accettato di lavorare con questa squadra e di mettermi anche in questa avventura nuova, perché la federazione ha deciso di fare questa nuova categoria con motore 450 e così abbiamo fra virgolette trasformato una Moto 3 Honda e li abbiamo messo dentro questo motore 450 Yamaha, una nuova categoria. Tutti questi ragazzi hanno avuto già delle precedenti esperienze con questa moto, perché la federazione aveva deliberato alcuni
concorrenti per poterla provare, e poi quest'anno ce l'avranno tutti questo monomotore, quindi il campionato sarà un campionato molto serrato, senza disparità tecniche tra moto vecchia, moto 3 e 450. E ci prepariamo, diciamo, Lele, lui è sempre molto emozionato quando parte con queste cose, ma in realtà qui c'è tanto lavoro da fare, perché noi abbiamo messo su questa motina in un tempo molto breve, veramente molto ristretto, e quindi abbiamo fatto pochi test e dovremo lavorare molto per cercare di trovare tutte le soluzioni migliori per rendere più competitiva possibile questa moto. Se i nostri telespettatori si stessero domandando quante persone ci vogliono costruire una moto, allora ce ne vogliono almeno due. Assieme a Davide Goretti, che abbiamo ascoltato poco fa, c'è anche Pietro Ricci, che ovviamente è l'aiuto meccanico, ma in realtà siete due. Sì, abbiamo costruito praticamente, non dico da zero perché i giapponesi hanno già messo il telaio tutto quanto, però io e Davide abbiamo fatto sì che potesse andare su il motore da regolamento sotto quel telaio Honda, insomma. Lavoro è tanto, siamo ancora non al 100% perché le robe sono veramente tante, però la passione manda avanti le cose, le ore di sonno sono poche, ma noi ci impegniamo per fare il massimo, insomma. Allora mi avete scoperto tutta questa storia dell'accordo tra l'MR Racing e Rossini TV, l'ho messa in piedi esclusivamente per avere l'opportunità di salire in una moto da corsa. Questa è la mia passione inconfessata. Naturalmente stiamo scherzando, però non potevo perdere l'occasione di avere questa grande opportunità, salire su una vera moto da corsa, che sarà quella che noi con le telecamere di Rossini TV e con i notiziari seguiremo in tutto il suo sviluppo. Due moto per il team MR Racing quest'anno, quest'estate, ci faranno emozionare sapendo che questa è una moto che è seguita dalla nostra emittente. Continuate a seguire i nostri programmi e soprattutto continuate a emozionarvi con noi per queste tante occasioni.